Eccoci qua di nuovo in studio, con noi c'è Youssef Hamdouna, palestinese di Gaza, da anni fa la spola tra l'Italia e Gaza, è responsabile per l'ONG italiana Educaid di progetti di cooperazione in sostegno di bambini e di disabili. Sì. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Mi viene da dire che disabili e bambini in questo momento a Gaza sono sotto le bombe, scappano dalle bombe, muoiono per le bombe. Purtroppo sì. Immagino che per lei sia un momento molto difficile, avendo diciamo un pezzo della sua vita e della sua storia a Gaza e anche immagino tante persone che le stanno a cuore. Che situazione c'è? Lei è riuscito a sentirli? Sì, sono riuscito a sentirli l'ultima volta ieri sera, con molta difficoltà perché le comunicazioni non vanno, continuano a non andare in realtà molto bene. E da stamattina ho provato a chiamare, ma non sono riuscito a raggiungere nessuno purtroppo. Ed è una situazione veramente molto drammatica e sono veramente molto preoccupato per mia famiglia, per i miei compagni, ma per tutta la popolazione di Gaza. Senta, c'è un video girato in queste ore di un'auto in fuga che viene colpita da un carro armato israeliano. La vediamo un attimo. Youssef, quelli che sono nel nord di Gaza, che notizia? Che notizia ha di quelli che sono nel nord di Gaza? Perché questo succedeva appunto a nord. Sì, notizie terrificanti. In realtà l'ultima volta, ieri sera, come dicevo, ho sentito parte della mia famiglia. Perché anche loro sono a nord, pensavo fossero a sud. No, mia famiglia sta al sud, però alcuni colleghi stanno ancora al nord, a Gaza City e al nord in realtà. Quelli che stanno al nord, ovviamente, come abbiamo visto, i carri armati dell'esercito israeliano sono entrati verso la via Salah ed-Din, che è stata precedentemente indicata come corridoio umanitario, che non è stato mai, bisogna dire anche questa cosa qua. Però ovviamente la striscia di Gaza è tagliata adesso, nessuno può raggiungere il sud, immagino. Quindi non abbiamo notizie di quelli che sono al nord, né quelli che stanno nella striscia di Gaza, mentre quelli che stanno nella zona centrale e al sud della striscia di Gaza vivono condizioni disumane, proprio con tutto il senso della parola. Mia famiglia mi ha riportato il fatto che non trovano più il pane, purtroppo, quindi i miei fratelli grandi, anche le sorelle, non mangiano per lasciare il pane ai figli, hanno fatto questa scelta. I colleghi nelle scuole... Quindi quando lei ha visto l'assalto, diciamo, ai depositi di cibo, non si è meravigliato? No, no. Alla fine gli aiuti che entrano, sappiamo, cioè, sono pochi, non entra quasi niente, una goccia nel mare. E quindi la disperazione ti porta anche ad andare a provare a prendertelo quel cibo? Certo, ovviamente rischiando, uscendo da casa o uscendo dal centro di accoglienza di UNRWA, uscendo dalle scuole, andando sotto le bombe a cercare il pane, facendo la fila, se si trova, si fa la fila addirittura 6 ore, per prendere qualche pezzo di pane, facendo una coda enorme. E parliamo solo del pane, figuriamoci le medicine. I colleghi nelle scuole che stanno nei centri di UNRWA riportano che hanno tutti i figli malati, non trovano la tachipirina, per esempio, non trovano niente, non trovano manco l'acqua per abbassare la febbre ai figli. E riportano che tantissimi bambini hanno diarrea, febbre, non si sa che cosa dovuta, però si immagina che all'uso di acqua contaminata che viene fatto, quando si trova, perché neanche quella si trova, e, ecco, vivono queste condizioni.
Senta, l'ONU ha approvato una risoluzione per chiedere una tregua, ma Israele l'ha ignorata, l'Italia si è astenuta. In cosa si può sperare in questo momento? Di che cosa si può sperare? In realtà, se devo portare la voce dei palestinesi che stanno sotto le bombe, in realtà hanno tutti perso la speranza. Sinceramente, quello che può fare differenza è che succeda un cambiamento, cioè che si smette di vedere certe vittime in modo diverso rispetto ad altre vittime, perché questo è il problema fondamentale. Cioè, la risoluzione dell'ONU non è la prima che Israele non rispetta, lo sappiamo bene, sono decine di risoluzioni dell'ONU che non rispetta da molti anni Israele, ma il problema è il silenzio, e questo è il problema vero. Finché non c'è una terza parte che tratta le due parti uguale, alla pari, non c'è mai una speranza, non ci sarà mai. In mezzo adesso c'è anche il 7 ottobre. È il 7 ottobre, adesso io non dico che è poco quello che è successo il 7 ottobre, però la storia non inizia il 7 ottobre, c'è molto prima del 7 ottobre, ma nessuno ne ha mai parlato, nessuno ha mai neanche pensato come sta vivendo la popolazione, non solo nella striscia di Gaza ma anche in West Bank, anche in Gerusalemme Est. È assurdo dal mio punto di vista pensare alla questione partendo dal 7 ottobre. Quello che è successo il 7 ottobre è assurdo. Non ci piove su quello. È assurdo nel senso di essere inaccettabile, immagino. Allora, non c'è niente che giustifica la violenza. Ok, però... Ma c'è una storia anche prima. Proviamo a raccontarla questa storia. Lei è nato a Gaza. Sono nato a Gaza. Sua mamma era una profuga. Sì. Costretta a fuggire da Ashkelon. Esatto. Giusto? Esatto, da Ashkelon nel 1948. E da quel momento mia mamma aspetta che ritorna a casa sua. Ci ha raccontato sempre questo sogno. Adesso dove sta sua mamma? A Rafa. A Rafa. È stata portata con un miracolo da Gaza verso al sud, verso Rafa, perché... allettata. E però ha dovuto lasciare Gaza dove stava, immagino. Sì. Quindi adesso di nuovo lei è costretta a spostarsi. Esatto. E magari la sua preoccupazione è che non tornerà più indietro. Esatto, è questo che lei racconta, quello che, di cui si sta lamentando attualmente. Perché comunque sia la sua generazione l'hanno detto da sempre. Alla fine la nostra fine sarà nel Sinai. In effetti ci torna tutto adesso. Continua a dirlo adesso, mia mamma. Ve l'avevo detto tanti anni fa che il nostro futuro sarebbe stato nel Sinai. Lei quanti anni è stato? È nato a Gaza e quanto tempo è rimasto lì da bambino? È cresciuto lì? Sono sempre stato a Gaza. È sempre stato a Gaza? Sì. Che vuol dire essere bambini a Gaza? Bambini... Al netto di quello che sta succedendo in questo momento. Bambini a Gaza, crescere... senza risposte a tantissime domande che girano per la testa. Io da bambino mi ricordo, eravamo porto il mio esempio da bambino, durante la prima intifada l'esercito israeliano era fisicamente presente nella striscia di Gaza e spesso veniva nelle nostre case a picchiare le persone senza motivo. Sembra assurdo, però è così proprio. E in una delle volte è arrivato l'esercito israeliano a casa nostra, ero fuori a giocare, siccome avevo le mani nere perché giocavo con la sabbia, mia mamma mi ha nascosto dentro l'armadio per non dare l'idea ai soldati israeliani che io bruciavo le ruote. All'epoca si bruciavano le ruote per le manifestazioni. Come proteste. Quindi, ancora esatto. Adesso lo abbiamo visto. E in effetti mi ha messo dentro l'armadio. I miei fratelli imbiancavano la casa in quel momento, sono entrati
i soldati hanno preso i miei fratelli, li hanno menati, li hanno picchiati, sono finiti in ospedale. Passano 3 ore a gestire tutta questa situazione, ma mia mamma si è scordata di aver lasciato il suo figlio dentro l'armadio. E io non ho avuto mai il coraggio di uscire fuori dall'armadio. E fino a questo momento nessuno mi ha dato una risposta perché i soldati israeliani sono entrati a casa, perché hanno menato i miei fratelli che non facevano niente e perché sono rimasto lì dentro, dentro quell'armadio, nel buio, con tutto l'immaginario, e vivere il sentimento di colpa, il senso di colpa, perché ho pensato da bambino che sono stato io il motivo per cui... Cioè sono qua dentro perché ho fatto qualcosa. Sì, e quindi vivere... Quindi non c'è neanche paragone adesso vivere sotto le bombe. Sotto le bombe, riporto l'esempio di mia figlia, che ho provato in tutti i modi ad aiutarla nel 2014, durante l'attacco del 2014. Fino a questo momento, lo dico in diretta, non ho avuto mai un momento fino a questo momento a chiarire con mia figlia. Gli sguardi che ricevevo da mia figlia, pieni di domande, perché sta succedendo tutto questo, e io non ero neanche capace a darle un abbraccio, perché sentivo quella impotenza. Tutto quello a cui ho pensato, se moriamo, forse è meglio morire tutti insieme. E questo significa vivere sotto le bombe. Si vive sotto le bombe in attesa della bomba che ci cada addosso. Quanti anni hanno i suoi figli? Addirittura desiderare che ci cada addosso ad un certo punto. Perché almeno moriamo tutti insieme. Quanti anni hanno i suoi figli? Adesso mia figlia grande ha 15 anni e la piccola 9 anni. Senta, immagino che... Però diciamo anche per lei c'è un prima del 7 ottobre e un dopo il 7 ottobre. Cioè come sono cambiati i suoi desideri? Sì, adesso quello che si augura, al netto che mi piace poco impostarla così, prima del 7 ottobre e dopo il 7 ottobre, perché... Per me è la storia... Beh no, ma non fosse altro che perché adesso piovono bombe e prima no, diciamo, non fosse altro che per questa differenza, oltre a quello che è successo prima. Le bombe prima. Sono state lanciate su Gaza sempre, anche prima del 7 ottobre, e non solo durante le operazioni militari grosse di Israele su Gaza, quelli che li contano 4 o 5 operazioni militari, ma anche nel frattempo abbiamo subito anche dei bombardamenti. Di cui magari... Converrà con me che è una situazione un po' diversa, no? Quella che stiamo vivendo in questi giorni. Cioè, ovviamente per la prima volta non è mai capitato proprio un'operazione militare così aggressiva. E il problema sostenuta, approvata, c'è la linea verde per Israele di fare tutto ciò che si può fare, addirittura... Davanti a tutto il mondo, in diretta, muoiono in migliaia di bambini, donne e altro, tutti civili. Si dice proprio con un grandissimo coraggio, tagliamo l'acqua, tagliamo la corrente elettrica. Si prega in ginocchia per il signor Biden per far entrare qualche camion in più. È assurdo lasciare le persone, perché le persone... O adesso in questa situazione o muoiono per le bombe o muoiono di fame o di malattie. Di malattie, di tutto quello di cui si muore quando non si ha accesso ai farmaci, al cibo, all'acqua. Sì, la differenza, depurata. Sì, mi permetterei anche di dire che la differenza tra prima del 7 ottobre e dopo il 7 ottobre, è questa crisi. C'è una crisi, secondo me, che vive il mondo. A Gaza c'è una crisi umanitaria pura, però c'è una crisi che vive il mondo dal punto di vista umano, dal mio punto di vista. Youssef, lei vede qualcosa di umano nell'attacco del 7 ottobre? Questo me lo deve dire. Allora, io personalmente sono sempre stato contro ogni azione di violenza, contro
ogni civile. Sì, ma io voglio sapere non in generale se lei ama o non ama la violenza, rispetto a quello che abbiamo visto il 7 ottobre, oggi è arrivata la notizia di una ragazza di 22 anni decapitata, rispetto a quella cosa lì, è disumana oppure no? Perché poi se no non ci capiamo su diciamo, le prime lettere dell'alfabeto. Ecco. No, le prime lettere dell'alfabeto non devono essere qui, dal mio punto di vista. Cioè, la violenza è una violenza, non si giustifica da nessuna parte. Sì, ma questo l'abbiamo ampiamente detto. Non accetto quello che sta succedendo a Gaza, non accetto un civile che muore in Ucraina, non accetto un civile che muore in Israele. E questa è la posizione e che deve essere così. Quindi non... Abbiamo parlato di Gaza per più o meno 18 minuti, quindi mi sembrava che la domanda sul 7 ottobre fosse, diciamo, giusta e in qualche modo equilibrata, però lei mi ha detto la sua di opinione. Cioè, questa è una mia opinione personale. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per lei e per la sua famiglia a Gaza. Noi ci vediamo domani. Arrivederci.